Guarda dopo. Che cazzo fai? Luna, cioè, se mi stai a culo, guarda dopo. No, non stavo, tu sei tu che hai frenato, cioè, boh. Io freno quando cazzo mi pare, se tu Sì, va bene. Se tu dietro mi tamponi, è colpa tua. Ancora non hai capito che devi tenere le distanze? Ma visto che è slitta la moto, mi è entrato l'ABS. Si vede che è slitta perché freni con quello davanti. Lo sanno anche i tordi che sul ghiaia si frena con quello dietro. Certo, perché il mio freno funziona. E se non lo fai sistemare, allora teniamoci la moto che non frena, perché poi possiamo lamentarci almeno. Ci sei? Sì. Mico di fianco? Vai, vai davanti tu che ti riprendo un po'. Chiusura totale strada per lavori, giovedì 11 giugno. E vedi a cosa servono i 5 euro? Eh sì. Dovrebbero pagare anche, cioè nel senso, solo le auto o anche le bici oltre le moto, perché vabbè alla fine, cioè lì è tipo il tacchill, il pagamento del parcheggio, sì, che noi non usiamo, cioè noi non usiamo, e in più la bici è grande come una moto più o meno. Beh, comunque dopo aver pagato il parcheggio e aver fatto polemica sui 5 euro da pagare, abbiamo iniziato questa sorta di mulattiera che sale molto velocemente e con dei tornanti molto stretti e molto sporchi. Guarda le torri di Ismaele là, Israele. Sono delle torri in alto che sono una vecchia fortificazione del 1300. Poi in epoca di prima guerra mondiale è stato costruito un altro forte, che però onestamente non ho visto dove sia. E quelle torri del 1300 servivano da vedetta, perché da su lì si vede tutta la valle praticamente, e le popolazioni che arrivavano dal nord Europa dovevano per forza passare di qua. E le torri hanno l'ingresso solo in cima, quindi si saliva con la scala, poi una volta su si ritraeva la scala e basta, si era dentro e non poteva entrare più nessuno. Una roba super sicura. Fico. Oppure potevano lasciarti lì a morire. Ti buttavano dentro, togliano la scala. Esatto. Quindi o ti ammazzavi da solo saltando, oppure vivevi ma rinchiuso. Siamo già stra in alto, eh. Ma sale un botto. Ma questo? Tutto bene? No, ma tagliala di più la curva, porca che impestata capelanda. Luna, se ce l'ha fatta quello, venire su in bici. Sì, no, appunto, secondo me l'ha portato su qualcuno. Bello. Vaffan. Guarda che buche. Barca va. Quella. Qua sono cadute le bombe. Sì, ma le mine proprio. Che poi erano molto. Mi sa molto più alte, perché adesso non c'è più il tetto. È sicuramente una. Sì, l'altra c'è anche la finestra però di vetro. Ah, vetro? Ah sì, non vedi che c'è la finestra?
Eh sì, no, dico che l'avranno messa dopo perché... Vabbè, certo che l'ha messa dopo, però per dire che probabilmente quella il tetto ce l'ha. E il vetro mica esisteva, eh? Di certo no. Ma su Wikipedia non ci sono le foto di com'è dentro? No. Antipatici. Galleria di Bema rivisitata. Ma guarda qua che merda. Sono tutti i sassolini poi. Bello. Già non mi ero smerdato abbastanza lo zaino e la moto. Dove sei? Sto andando piano perché tra lo sporco. Ma c'è una porta, eh. L'avrà messa dopo. E oggi è pieno di gente però. Sì. Enduro, attenzione per la seconda volta. Se non siamo caduti la prima non... Sì, beh, magari evitiamo di arrivare fino al secondo lago, 8 km di sterrato. Sì, no, esatto. Sì, no, anche perché cioè, tra che c'è gente, tra che non abbiamo così tanto tempo. Anzi, il tempo praticamente è quasi esaurito. Esatto. Quindi dovresti, tipo, appena si vede... Cioè, non lo so da dove... Andiamo a fare la diga... No, facciamo la diga la prima e basta. Ah, vuoi andare giù? Eh beh sì, facciamo il video e non facciamo vedere che andiamo sulla diga. Poi al massimo le riprese le arricchisco facendo volare il drone a Bema, che mi manca, te l'ho detto, la foto dei tornanti con col verde. Comunque dopo aver fatto un po' di enduro si arriva al primo lago, che non è artificiale. Questa qua è quella che butta giù l'asfalto. Eh sì. Magari hanno deciso di asfaltare. A furia di far pagare 5 euro, 5 euro, 5 euro, chissà i 100.000 euro che hanno tirato su. Scusami, qua non era sterrato 2 settimane fa? E infatti? Qua l'hanno già asfaltato. Wow. Ah, che bello. È già finito. Wow. Quanto lavoro. Aveva finito il budget, dovevano aspettare altri 5 euro. Ah, un altro pezzo. Ma cos'è, intermittenza? Ah, ma noleggia le bici qua. Sì. Ah, ma sono quelle pedalata assistita. Bene, questo è un altro dei parcheggi che ci sono. Quando siamo saliti 2 settimane fa alle 7:30 c'eravamo solo io e Luna. E questa settimana invece c'è qua il mondo. E comunque ho letto il cartello, è Parco Nazionale dello Stelvio anche questo. Ah. Wow, ho sempre voluto avere un cross. Ma seriamente? No. Ma se non tocchi sul naked poi come fai? No, infatti. Poi mi ha investito un cross da piccola. E niente, praticamente si fa un po' di enduro e si arriva giù fino alla diga, che si può attraversare in moto o a nuoto, dipende uno... Come gli piace. O in moto o a nuoto. Bestia, che paura. Prossima volta compro un Adventure. Ma se non ci tocchi. Ma fai fatica a toccare sul Duke. Io metterò le gambe di legno. Guarda dopo. Che cazzo fai? Luna, cioè se mi stai a culo, guarda dopo. No, non stavo, sei tu che hai frenato Cebu. Io freno quando cazzo mi pare, se tu di... Sì, va bene. Se tu dietro mi tamponi è colpa tua. Ancora non hai capito che devi tenere le distanze?
Ma visto che è slitta la moto, mi è entrato l'ABS. Si vede che è slitta perché freni con quello davanti. Lo sanno anche i tordi che sul ghiaia si frena con quello dietro. Certo, perché il mio freno funziona. E se non lo fai sistemare, allora teniamoci la moto che non frena, perché poi possiamo lamentarci almeno. Non hai torto in ogni caso, quindi stai zitta che fai più bella figura. No, però non frenare è... Ma io freno quando cazzo mi pare, sei tu che sei dietro che mi devi schivare. Poi non è che ho inchiodato, andavo a 12 all'ora. Che pericolo vuoi che abbia creato? Se ti guardi in giro e non mi vedi... No, non mi stavo guardando in giro. E meno male, perché altrimenti mi ciamponavi per la seconda volta. Magari quando torniamo verso casa ci fermiamo a un autolavaggio automatico. C'è a Morbegno? Sì, andiamo altro giorno.